Sapevamo che alcuni convogli di ebrei fossero partiti dalla stazione centrale di Milano. La cosa era abbastanza oscura, si diceva siamo partiti da sotto la stazione, non si capiva bene come. Io avevo un conoscente che aveva lavorato qui in gioventù. A questo punto ho cominciato a interrogarlo. Non è stato semplice perché non parlava volentieri, come nessuno di quelli che lavoravano alle ferrovie parlava volentieri di questo momento. Su questo carrello trasbordatore veniva spinto il carro attraverso il piano caricatore e veniva portato su. Con l'ascensore veniva portato su al piano del ferro in stazione, dove venivano formati i treni. E mai ci saremmo immaginati che nella pancia della stazione c'era tutta una specie di città, una città dedicata allo smistamento della posta e all'invio della posta. Degli esseri umani erano stati trattati come dei sacchi della posta. Ed è stato sconvolgente perché era qualche cosa che sembrava fatta apposta per essere nascosto. Noi della Fondazione CEDEC, noi Marcello e io praticamente, che facevamo le ricerche sui deportati assieme al regista Ruggero Gabbai, stavamo cercando di trovare tutti i deportati che erano tornati perché ci raccontassero la loro vicenda. E abbiamo chiesto a Liliana Segre di venire e di affrontare non solo il tema, ma anche il luogo per la prima volta senza filtri. Cosa mi ricordo di quella mattina della testimonianza? Sai, una domanda che vorrebbe una risposta corta, invece no, perché è stato il rendersi conto che mentre vivevo la deportazione non avevo capito che cosa succedesse allora a quel treno. E cioè che noi eravamo in un antro scuro e misterioso e questo elevatore ci portava su al piano delle rotaie. Tra lo sconvolgimento di essere arrivati nei sotterranei di quella stazione dalla quale ero partita tante volte, prima classe, binario principale, diretta in vacanza, e trovare invece per la mia sorte di essere in questi sotterranei sconvolgenti. Poi c'erano invece dei repubblichini con le loro divise nere che assistevano da parte, senza interferire, ma quasi compiaciuti della visione che avevano. Sono sconvolta di sapere di essere salita con questo sistema ai binari principali della stazione, è una cosa che ho capito solo adesso, a così tanti anni di distanza. Ed è incredibile che allora io non me ne sia reso conto. Non so quanti se ne siano resi conto, perché sprangati dentro i vagoni era estremamente difficile capire quello che succedeva fuori, se era un movimento normale del treno. E invece ecco che siamo arrivati in questo modo meccanico incredibile ai vagoni, ai binari normali della stazione. È una cosa che rivivo senza sapere di aver già vissuto. Mi ricordo di aver camminato vicino ai vagoni, è stato l'inizio delle mie camminate vicino ai vagoni, perché l'ho ripetute purtroppo tante volte e ogni volta devo dire è stato peggio.
Non mi sono mai abituata a quel vagone. Non mi sono mai dimenticata di com'era fatto quel vagone, di chi c'era dentro. In questo luogo, esattamente 30 anni fa quasi, abbiamo usato questi binari quasi come se fosse un dolly cinematografico. E questo luogo invece è stato proprio il collegamento tra l'Italia ed Auschwitz. Quando arriviamo nel film Memoria ad Auschwitz, ci arriviamo attraverso il movimento delle rotaie del binario 21. Gli autori siete sempre voi. Sono io che sono molto diversa. Sono io che sono vecchissima, che ho imparato tanto dagli studenti ai quali ho parlato, ho capito fino in fondo la grande indifferenza che non solo regna lì all'inizio con quella grande parola che io ho voluto fortemente, che probabilmente nulla è servito, che i milioni di morti sono morti invano, che la guerra continua, che l'indifferenza continua, la violenza continua. È un'ansia quella di essere prigionieri che anche dopo tanti anni di libertà non ti lascia mai.